Sono Carlo Deglic dell'Istat di Venezia. Molte volte noi dell'Istat andiamo nelle aule universitarie a presentare e discutere i metodi della ricerca statistica e le rilevazioni del nostro istituto. Io, ad esempio, sono spesso andato nelle università del Veneto a parlare di BES, cioè di benessere equo e sostenibile. Con il BES, l'Istat si è impegnato a fornire al Paese una misurazione di benessere che andasse oltre il tradizionale concetto di benessere economico, aprendosi ad altre dimensioni fondamentali della nostra vita, quali ad esempio la salute, l'ambiente, l'istruzione, la qualità della vita in senso ampio. Per ogni aspetto, l'Istat ha selezionato degli indicatori specifici per dare un quadro complessivo dei fenomeni demografici, sociali ed economici. Questi indicatori sono così importanti che alcuni di essi sono utilizzati addirittura come punto di riferimento nei documenti di finanza pubblica. Inutile dire che gli studenti sono molto interessati.